L'edizione di quest'anno di Viaggia Play and Go ha introdotto diverse novità, fra cui la possibilità di tracciare in maniera immediata non solo i viaggi a piedi e in bici, ma anche quelli in autobus e in treno. Quindi è possibile con un semplice clic, di fatto, iniziare a tracciare un viaggio e al termine del tracciamento l'applicazione assegnerà i punti a seconda della sostenibilità e della durata del viaggio. È inoltre possibile e avere sempre a portata di mano il proprio diario di gioco che riporta tutti i viaggi effettuati, per i quali è possibile anche vedere l'itinerario fatto, il numero di chilometri con i vari mezzi e le green leaves guadagnate. Il diario riporta anche le notifiche di gioco, quali per esempio il fatto che si è guadagnato un nuovo badge, e qui vediamo i diversi badge che si possono guadagnare nel gioco, il numero di green leaves totale, oltre alle sfide superate o proposte dall'applicazione. Da sabato prossimo trovate sugli store sia per telefoni Android che per iPhone l'applicazione Viaggia Play and Go e quindi non potete semplicemente scaricarla e mettervi in gioco per una mobilità più sostenibile.